Ragazzi, ho finito di registrare la sfida più bella mai fatta sul canale, ma soprattutto una delle più belle mai fatte su YouTube Italia. Il nuovo membro del team Askuma ha sfidato l'uomo imbattuto, l'uomo che non ha mai perso uno versus uno in Creative, Falcon. Raga, ed è successo di tutto. Hanno toccato il soffitto 20 volte, qualcosa di assurdo, qualcosa di mai visto. Si sono affrontati due stili di gioco diversi, ma non super efficaci tra di loro. Quindi raga, qualcosa di assurdo. Io vi ricordo di supportarmi nello shop con il codice creatore -abusivo, perché sono aperti i provini. Come l'ho fatto a Skuma, posso conoscere altra gente fortissima. Quindi, se siete fortissimi, mi raccomando, taggatemi nelle storie su Instagram, oppure taggate direttamente gli ex official team, che è la pagina. Cercheremo di fare tutti i membri del team il provino, perché stiamo cercando gente fortissima per andare a conquistare YouTube. E vi ricordo anche che c'è il contest di Instant Gaming, che è semplicissimo, link in descrizione. Entrate, selezionate quello che volete provare a vincere e in bocca al lupo. Instant Gaming è un sito che vende V-Bucks, skin, bundle, FIFA Point, PSN card, Xbox Live card, giochi, qualsiasi cosa a prezzi scontatissimi, velocissimi, ma soprattutto affidabili. Quindi diffidate dai seller privati che potrebbero truffarvi, che il 90% truffa, fidatevi. E inoltre vi ricordo che a 15.000 like, anzi non spoilerò, iniziate a mettere like, poi lo scoprirete durante il video. Lasciate like a fiducia, raga, fidatevi. Allora, prima di iniziare, secondo voi chi vincerà? Guarda, tutte e due full tryhard, la vedo dura, perché l'ultima volta 40 minuti 1-1. Cosa? 40 minuti un fight. No raga, dai, no, veramente raga. Quindi... quanto dura il video? Quanto si arriva? Uno si arriva. Che facciamo? Aspetta, dai. No, allora, dai. Cercate di essere più cattivi. Secondo te Askuma invece chi vincerà? Ma potrebbe anche non vincere nessuno, però... come non vincere? Ma che se... va bene, allora 3, 2, 1, let's go. Vediamo. Ok ragazzi, vediamo Falcon. Da tanto che non lo osservo perché sono stato su FIFA, è stato il periodo dei Toti, cavolo. Non mi ricordavo fosse così veloce, ma Askuma ha preso la ground. Non ci credo, raga. Comunque, pad player, vi ricordo, contro mouse e tastiera player, quindi MK player. E vi ricordo che Falcon non ha mai perso contro nessuno. Ha vinto contro Kaigots, contro Dizko, contro Alias, contro tutti. Soprattutto contro Alias, che è più forte al mondo, come ben sappiamo. Come ben saprete, raga, non so più commentare Fortnite, però ritornerò, come ho detto. I provini per il team sono aperti, quindi se vi sentite più forti di Askuma e di Falcon, mi raccomando, codice creatore -abusivo, taggatemi su Instagram, perché sul canale ci sarà tantissimo Fortnite, oltre che figo, un po' tutto. Quindi attenzione, osserviamoli. Hanno anche gli scudini. Ragazzi, se vediamo che è troppo lunga la situazione, togliamo gli scudini, perché poi è impossibile, certo. Comunque non vi siete ancora rettati, GG. Si coprono, guardate Askuma ragazzi, Askuma che sta sotto ma si copre benissimo. Allora, io so che Falcon è molto più veloce nel buildare, molto più bravo, sa fare molte più cose, ma Askuma ha un suo modo di giocare assurdo, ragazzi. Vi ho fatto il provino ed è stato assurdo. L'abbiamo visto contro Alias, è stato molto bravo, sicuramente non al meglio delle sue capacità, ma soprattutto l'ho fatto sfidare contro un membro di un altro team, ragazzi, là è stato devastante. Faceva degli edit, raga, lo lascio. Limite, non lo... accendiamo. Penso. Vale. Sì, ripartite, ripartite. Dillo te a Askuma, 3-2-1, dai, dillo te a Askuma. 3-2-1, vai. Attenzione ragazzi, Falcon che è sopra nel ground, ma Askuma rimane sotto. Piramide, piramide, piramide. Falcon l'ho perso, che l'ha ritrovato. Vediamo se riesco a nettarsi una volta, raga. Sicuramente ritoccheranno il limite, raga, ritoccheranno il limite. Ritoccheranno il limite senza affrontarsi. 3-2-1, let's go per la terza volta, ragazzi. Fight assurdo. Quasi arriva uno, ragazzi. Un video, un fight. Sono così forti che non riescono a nettarsi. Si coprono. Se forse prenderai. L'hai preso? È in teoria lag mio. Ok, la ground è tuo, ma di pochissimo che la ground è su. No, si è bloccato, niente. La ground è di Askuma, ragazzi. Questa è una sfida assurda. Oh, oh, oh. Attenzione. Falcon ha bisogno di cure. Askuma ci sta. Vediamo se lo fa curare. Come se non fosse successo nulla. Ok, come se non fosse successo nulla. Hai perso solo 10 di vita. E niente, si è fatto curare. Però, ragazzi, deve stare attento. Non è un disco lui. Falcon, devi stare attento. Devi stare attento. Cioè, perché quando ti è sopra, lui ti fa quei 2-3 edit che non si sa come fa e te prende. Sempre. Ragazzi, è qualcosa di assurdo. Dovete vederlo giocare. Infatti, se muore Falcon, lo vedremo giocare e fa cose assurde. Io spero. Dobbiamo che. Dobbiamo fargli girare la testa allora, Diego. Sì, bro. Confondilo. Confondi l'avversario, bro. Non deve capire mai dove sei, perché se capisce è finita. E una cosa a proposito di Askuma, raga, fidatevi. Una cosa che gli ho visto fare è che lui capisce sempre dov'è l'avversario, sa sempre dov'è e riesce sempre a tarlo. Come ho detto, non sbaglia un colpo. Se spara, il colpo è al 100% preso. Vi giuro, raga, è qualcosa di incredibile. Non ho mai visto un player del genere, ne ho visti tanti dei player, ho fatti tanti provini. Fanno anche player vita, fortissimi, raga. Ragazzi, ho giocato con Kaigots, Dizko, tantissimi altri pro player italiani, ma nessuno come Askuma sotto questo punto. E poi magari negli altri campi sono più forti gli altri. Vediamo se riesce a fare qualcosa. Vediamo se Falcon riesce a prendere le ground, riesce a confondere Askuma, che penso che sia l'avversario più inconfondibile. Sì, sì, sì.
inconfondibile. Cioè, sì, si può dire inconfondibile. Cioè, una persona che non si può confondere. Allora, cioè, è il più difficile da confondere. Facciamo così. In questo caso, qua è tosta, prendere la ground, Deve essere velocissimo a buildare, editare. Deve fare. Di nuovo. In questo caso si fa così. Per la quarta volta. Per la quarta. Beh, ragazzi, io direi che il video può finire qua. Bene, porca, ragazzi, un round, ragazzi. Quarta parte del primo round. Vai. 3, 2, 1. Ma come? Vabbè. Ma tu è partito prima. Ascuma! Ma che bari. Comunque, ragazzi, quarta parte del primo round è una cosa allucinante. Io non so se abbia mai fatto dei round così lunghi. Neanche Zara contro Zio Clay. Neanche Zara contro Jaren. Neanche Zara contro Falcon. Ha preso un hit curabile. Ce lo mi fa curare. Ti fa curare e ti fa anche hit curabile. No, quindi video, è una brava persona, una brava persona. 3, 2, 1, let's go per la quinta parte. Io vi giuro, raga. Vediamo se Falcon riesce a prendere le ground. Se non sbaglia dovrebbe riuscirci perché è più veloce di Ascuma. Ok, però ragazzi, poco poco va sotto Falcon. Io vi giuro non l'ho mai visto così in difficoltà nel prendere le ground. Ed ha fightato praticamente tutti i pro player che io conosco. E raga, e niente, è la prima volta che lo vedo così in difficoltà se va sotto. Quindi non devi fare questo errore. Bro, te non devi fare l'errore di andare sotto. Perché se vai sotto non riesci più a riprendere la ground da Ascuma. Perché raga, il problema non è che non è veloce. Il problema non è che non è veloce. Il problema è che non riesci a confondere. Ascuma le sta sempre sopra. Raga, veramente è assurdo sotto questo punto, come stavo dicendo. Non si può permettere di andare sotto. Ma neanche di pusharlo. Ragazzi, non si pushano, non riescono. Perché se Falcon, vedete, va sotto, vediamo se riesce. Ok, poco poco va sotto e finita. Raga, poco poco va sotto e finita per Falcon. Quindi deve stare attentissimo. Deve stare attentissimo. È la quinta parte, raga, è la quinta parte. È mezz'ora che stiamo registrando, si sono tolti quanto? 50 di vita, anzi 56 di vita. Cioè, raga, io come faccio un fight? Un fight, raga, penso sia una delle persone più forti che conosca. Nel video precedente contro Alex ho visto commenti, non è da team. Ascuma non è da team. Ascuma non è da team. Stiamo scherzando. È più forte di Zara. È più forte di Zara, molto probabilmente. E regge il confronto con Falcon, che è imbattuto ed è il più forte di Red. Quindi, ragazzi, è da team assolutamente. Ho fatto un acquisto assurdo. Acquisto, cioè, non è quello, ho comprato. Però, vediamo. Ora sono distanti. Vediamo come se la giocano distanti. Per la prima volta siete distanti. Vediamo come ve la giocate. Ok, Ascuma ha preso la ground, probabilmente. Invece no, invece ce l'ha ancora Falcon. Ce l'ha ancora Falcon. Attenzione, limite. Di nuovo, raga. O è la mappa che c'ha un limite. No, il limite è il massimo. Il fatto cioè, che... no, vabbè, raga. È il fight più lungo che abbia mai visto. Anzi, pure più lungo del fight Zara contro Falcon. Cioè, è assurdo. Io naturalmente, ragazzi, taglierò molte parti. Hanno toccato il soffitto per 5 volte, se non sbaglio. 6 volte addirittura. 6 volte, quindi, cioè, ragazzi, questo è il stesso fight. Taglierò per forza, perché è impossibile. Comunque, 3, 2, 1, let's go. Con la sesta parte, ragazzi, sesta parte del primo round. Stiamo ancora al primo round. E io vi giuro, vi taglio le parti perché sono noiose. Cioè, fight, cioè... buildano solo. Oddio, bella hit. Bella hit. Bello scambio di hit, se non sbaglio, perché non stavo osservando. No, non l'ho hittato. Oh, attenzione, no. Ascuma in vantaggio. Allora, Ascuma in vantaggio. Falcon potrebbe perdere. Perché qua, raga, non possiamo fare 3 round. Cioè, non possiamo fare 3 round. Cioè, sì, possiamo fare 3 round, ma taglio tantissime parti. Io sono stanco. Cioè, ragazzi, con l'asciugamanino, veramente. Tutti e due, nessuno dei due vuole perdere questo confronto. Tutti e due sono imbattuti nell'uno verso uno. Vedete cosa fa Ascuma questo? Vi stavo dicendo prima. Oh, attenzione, vediamo se riesce a farlo curare. Ok, no, non lo vuole far curare, non lo vuole far curare. Ascuma lo li da scampo, deve scendere, raga. Deve scendere assolutamente. Se rimane così Ascuma lo li da scampo. Cosa fa? Vediamo se è pazzo. Se Falcon è pazzo, prova a hittarlo, ma non gli conviene, fidatevi. Secondo me deve scendere ancora. E poi provare a salire da un'altra parte. Prova a hittarlo. L'ho detto, ragazzi, è pazzo. Ok, l'ha capita che non è la tattica giusta. Avete mai visto Falcon così in difficoltà? No, neanche io. Ascuma è da team. Aia. 1-0. 1-0 alla sesta parte del primo round. Ora osserveremo Ascuma per la prima volta. 3, 2, 1. Let's go con il secondo round. Osserviamo Ascuma per la prima volta. Ragazzi, nel buildare è semplice, raga. Non fa cose spettacolari come potete vedere. Oh, ma chi osservo io si blocca? Com'è possibile? Comunque, come dicevo, nel buildare non è spettacolare. Però è velocissimo nell'editare. È velocissimo nel fare i predict. Ed è velocissimo nell'hittare. Raga, è qualcosa di assurdo. Avete visto? Ha vinto contro Falcon. Raga, Falcon, l'imbattuto del team. Quindi vediamo, è velocissimo, fa delle hit, se prende la ground è finita. Vediamo se riesce a prendere la ground però. Se prende la ground è finita, vi dico solo questo, Ogni avversario è finito. Attenzione, Ascuma sta riuscendo a prendere la ground. Ascuma sta riuscendo a prendere la ground. Potrebbe essere finita per Falcon. Ok, Falcon ha fatto un'ottima piramide, però riesce a prendere la ground. È finita per Falcon, ragazzi, è finita per Falcon.
Se Askuma riesce a prendere le ground, è finita per l'avversario. Come un killer. Come una malattia che se ti prende è finita. Ok, una malattia mortale, una malattia pericolosissima. La stessa cosa per Falcon. La stessa cosa quando Askuma prende le ground, raga. Fidatevi. Ed è il limite. Ok, si è salvato Falcon. Però Askuma non ci sta! Uno scambio di hit. Ha vinto Falcon perché ha tolto di più. Attenzione, Askuma si deve coprire. Vediamo se riesco a fare uno scambio di hit. Entrato nel box. È finita per Askuma. È finita per Askuma. Ok, io, ragazzi. Tu conosci benissimo la mia mira di AR. Appunto, quindi... appunto, l'ho detto. Bro, io l'ho detto. È entrato nel box. È finita per Askuma. 1-1 palla al centro, ragazzi. 3-2-1. Let's go per il terzo round. Ragazzi, come Askuma quando prende la ground è finita per l'avversario. La stessa cosa vale per Falcon. Quando entra nel box è finita per l'avversario, l'ho detto. E Askuma non aveva scampo. Quindi o entra nel box di Askuma o Askuma prende la ground. Queste sono le possibilità di vittoria che hanno uno sull'altro. Quindi ragazzi, è assurdo. È assurdo. Veramente assurdo, mi sto divertendo tantissimo. Scusate che mi sto impappinando, però è il primo commentary dopo giorni che faccio su Fortnite. Quindi ragazzi, scusatemi veramente. Sarà scarsissimo il commentary, non è come al solito che urlo. Faccio un video incredibile, però ragazzi godetevi lo scontro. Fate finta che io non ci sia, che non stia parlando, e godetevi lo scontro. Come il predatore Falcon è sceso, come un predatore sta scendendo per prendere la sua vittima, per cercare la sua vittima. La stanno usando. Sentite, sentite l'odore di vittima. Vediamo se Falcon riesce a fare la sua vittima oppure da predatore diventa vittima. L'attenzione si può tagliare con un grissino tipo quello del Rio Mare. Vi ricordate la pubblicità del Rio Mare che è così morbido che si può tagliare con il grissino? Ed è finita per Falcon. È finita per Falcon perché Askuma è riuscito a prendere la ground. L'unica cosa che può fare è entrare nel box in qualche modo. È finita, è finita, niente. Okay. Se non riesce a prendere la ground è finita per Falcon. Vediamo. È riuscito a prendere la ground, è riuscito a bloccarlo. Vediamo, ottima mossa, è riuscito a prendere la ground. Attenzione, Askuma si è fatto prendere la ground questa volta. Quindi Falcon deve assolutamente pareggiare l'hit. C'è riuscito, Falcon entra nel box. Entra lì nel box e finiamola qua. Ma non vediamo è se riesce. Nel box, non è appunto, è appunto, appunto. E questo è il problema. Non capisce mai dove va perché riesce a... Però cambia sempre... Sì, ragazzi, questa è la cosa bella. Tipo con Zara entrava nel box, con gli altri entrava nel box. Con lui non riesce perché cambia sempre tassello, cambia... Guardate, ragazzi, è difficilissimo. Non riesce a prendere neanche i muri. Non fa il tempo che Askuma sta già da un'altra parte. Ve l'ho detto che è velocissimo nell'editare. Ed è un fight veramente incredibile. Uno dei fight più belli su YouTube Italia. E non mento, ragazzi. Dico la verità, mi dispiace solo per i commentary che sono poco caldi. Infatti questo fight andava fatto quando ero nel fiore dei commentary. Perché vi ricordate, raga, qualche mese fa che commentary facevo, cioè velocissimo, dicevo cose tipo un telecronista assurdo, limite di nuovo. Per voi ragazzi è passato pochissimo perché ho fatto 1000 tagli, hanno toccato il soffitto 15 volte e non scherzo. Raga, 40 minuti se non di più. Come state voi con le dita eccetera? Bro, io gioco anch'io. Io sono già distrutto. Cioè, fa parecchio male. Facciamo così, ho la ragazzi. Schiena distrutta perché sono inclinato, lol. Facciamo così, ragazzi. Se toccate il soffitto altre 3 volte, pareggio. Va ci bene, state? Ci sto. Ok, cioè, vai. Va bene. 1-1 ancora. 3-2-1, let's go. Ora sta a loro decidere. Se salgono velocemente senza ittarsi, finisce in pareggio. Se invece uno dei due vuole portarsela a casa, deve provare un attimo a giocarsela più cattivo. Devo usare un po' di più, ragazzi, perché veramente è pure proprio per i replayer, raga, che non ce la fanno più. Sono 40 minuti che buildano velocissimamente come pazzi e non buildano tanto per, ma buildano proprio pesantemente, raga. E se stanno fightando da 40 minuti hanno fatto 1-1. Raga, è assurdo, veramente assurdo. Quindi vediamo chi riesce a essere più cattivo, oppure chi decide di essere più cattivo. Quindi, attenzione, iniziamo con il commentary serio. Falcon prova a prendere le ground da Askuma, che Askuma ha tipo 3 livelli di più se non sbaglio. Però c'è quasi riuscito, non è vero, Askuma sta salendo, Askuma sale. Quindi Falcon deve trovare qualche modo, deve trovare una soluzione. Perché come ho detto, se Askuma è nei ground... Ragazzi, itta, fa male Askuma nei ground, Askuma nei ground fa male. Qua sta a voi, potete salire e toccare il soffitto oppure uno dei due. Cioè se vi va bene il pareggio. Ok, prima Andiamo. Volta. Comunque stavo dicendo, sta a voi. Se volete pareggiare e non volete osare, salite senza fightarvi. Se uno dei due vuole portarsi a casa la vittoria, devo usare di più però. Quindi decidete voi. È difficile per entrambi. È difficile, lo so, appunto. È difficile. Il piccolo errore, fine... un piccolo errore che fate è finita per l'altro. Quindi alla fine, sta cioè, voi. Almeno io provo a bloccare, però se si copre bene lui, mi copro bene io. Appunto, sta a voi ragazzi. Comunque, 3, a meno che 2, non usciamo, facciamo 1, let's go. Ragazzi, due volte ancora. Due volte ancora che si tocca il soffitto, è finita la sfida. È veramente incredibile, penso che sia la sfida più incredibile che io abbia mai commentato, eppure male, tra virgolette.
Vedete cosa fa Skooma? Doppio edit in un secondo. Falcon non si era neanche accorto. Non si era neanche accorto che il soffitto non era suo, che la piramide non era sua. Quindi attenzione, qua Skooma sta usando, se non sbaglio Skooma sta usando, si vuole portare a casa la vittoria per il 2-1, si vuole portare a casa la vittoria. Oh, quando sentite Skooma che fa tu tu tu, è finita. Avete visto Falcon quanto guarda si è impaurito? Come vuole la vittoria. Però è entrato un hit importante. Comunque stavo dicendo, quando senti tu tu, doppio edit è finita. Cioè Falcon infatti non è che ti sei rigirato tipo tutto spaventato. Sì, perché sì, sì, stavo morendo. No, ma perché non capisci quali sono le piramidi sue, cioè non capisci. Fai tutto tu. Vediamo Falcon sta entrando nel box. Falcon prova a entrare nel box. Nessuno dei due vuole pareggiare a quanto pare. Nessuno dei due vuole pareggiare, però questa volta Skooma è quello che ci ha rimesso. Ha pushato limite, e non ci ha rimesso. Non vuole farlo arrivare al limite? Attenzione, vuole pushare, vuole essere cattivo? Vuole essere cattivo? Quanto le hai tolto? Che hit hai fatto? Sono sceso che c'era il limite. Sei in stravantaggio. Ora sta a te decidere 150. Se vincerla oppure la pareggiata, raga. Quindi adesso Skooma, toccando il limite, finisce. È pareggiata. Quindi però devi stare. La possibilità di pusharlo prima, però devo stare attento pure. Okay. Appunto, quindi ragazzi, una sfida incredibile. 3, okay. 2, 1, let's go. La tensione si può tagliare con un grissino, raga. Veramente, la tensione è altissima. La tensione è altissima. Se Falcon osa, potrebbe rimetterci. Però potrebbe anche vincere, visto la poca vita di Skooma. Raga, una sfida incredibile. Sta già pushando Falcon. Falcon è cattivo, però sa che rischia. Raga, non si sa. Loro sono i player, loro dovranno decidere se pareggiarla o vincerla. Soprattutto Falcon. Falcon che è in vantaggio. Ragazzi, si sta per ritoccare il limite, sapete se. Infatti Falcon cerca di entrare perché sa che Skooma non ha vita. Un hit e potrebbe vincere. Almeno che non rifaccia 40. Però è difficile fare 40 due volte di fila. In realtà è forte, è facile. Falcon butta giù tutto, veramente? Falcon gioca così, sta giocando? Il soffitto non lo tocchi, scemo! Falcon non l'hai preso. Avrebbe toccato il soffitto, quindi è pareggio. Sì, avrebbe toccato il soffitto, se lo prendevi, ok, non l'hai preso. Non l'hai preso. Quindi finisce qua. Ragazzi, a 15.000 like faremo il continuo. Si continuerà da 1 a 1, poi faremo 2 a 2 perché se sono così round, facciamo un video a round ormai. Con voi due. Quindi 15.000 like, seconda parte della sfida, che non è la seconda parte. Questa è finita in pareggio, quindi si ricomincia da capo praticamente. Comunque abbiamo pareggiato, quindi io posso dire ancora di essere imbattuto. Certo, pure Skooma può dire di essere imbattuto. Tutti e due imbattuti, ragazzi.